L'iniziativa è riuscita, oltre le mie aspettative, gli autori sono detti soddisfatti, per cui l'iniziativa è stata, diciamo, un'iniziativa che ha dato l'importanza che doveva dare a questo lavoro, sia dal punto di vista del pubblico che anche per quello che è rimasto da parte del tavolo degli autori e della critica, dottoressa Nascose. Sì, molto, molto, ho visto l'interessamento, ho visto delle domande, sono soddisfatto, ho visto la partecipazione anche della dottoressa Nascosi che ci ha fatto molto piacere, contento. Il lavoro è nato diciamo la verità, come uno sfizio nella mente di Giacomo Gherardi, il quale ha deciso di lasciare una traccia di quella che era una parlata popolare a lui cara, perché il dialetto lo ha sempre un po' sempre parlato, prima che scompaia del tutto, anche perché sul nostro dialetto, che è un po' particolare, non esisteva nulla al di là di quelle piccole composizioni di carattere scherzoso, celebrativo, le cosiddette zirudele, che si fanno, che si leggono al momento in famiglia e che poi vengono buttate via. Poi un po' alla volta il lavoro, iniziato un po' a tempo perso, ha cominciato a diventare un po' un impegno e una cosa ha tirato l'altra, per cui a forza di discutere, di notare qualche fenomeno, soprattutto le differenze che ci sono tra l'italiano e il dialetto, soprattutto osservando che molte di queste hanno delle regole estremamente precise, cosa che uno non attribuirebbe generalmente al dialetto, abbiamo deciso di estendere il lavoro fino a comprendere tutti gli aspetti di questa lingua. Mi sento siamo entrati in un mondo nuovo, tutti i giorni avevamo delle novità, una cosa che tutti i giorni, ripeto, avevamo delle novità, ce le comunicavamo via mail prima di andare in pensione tutti e due, tutte le volte prendevamo note, eravamo contenti, insomma abbiamo, diciamo, sviscerato un mondo e abbiamo cercato di metterlo per iscritto. Direi di no, abbiamo osservato che ci sono espressioni caratteristiche, modi di dire, frasi che si ripetono, tutto sommato però non potremmo dire, a mio avviso, che si tratta di un dialetto del tutto particolare, è isolato rispetto ad altri vicini, ma non mi pare che contenga degli elementi che possano farlo attribuire ad un territorio piuttosto che ad un altro. Certo, esiste tutta una serie di termini ormai dimenticati che sono relativi a quello che un tempo era l'ambiente di vita, cioè l'ambiente vallivo. Questo sì. Sì, ci può essere qualche fiammata per riaccenderlo, ma credo che il destino purtroppo sia quello di scomparire, o meglio, non è che scompare da oggi a domani, diciamo che si trasformerà e confluirà poi in una lingua unica che sarà l'italiano, che penso che non ci sia un futuro in cui potrà tornare che tutti parleranno il dialetto, purtroppo penso di no. Mi ha chiarito, per esempio, dato che io il dialetto di solito non lo parlo, pur conoscendolo perché l'ho sempre sentito parlare, ha chiarito molti termini. Mi ha fatto riflettere su molti aspetti della lingua, alcuni insospettati, mi ha fatto ripensare un poco all'evoluzione del linguaggio che in qualche caso abbiamo potuto seguire, di solito su testi specialistici naturalmente, e che in qualche caso abbiamo potuto riscontrare anche nel nostro lavoro, per qualche voce perlomeno, o per qualche fenomeno, per esempio sui verbi che sono ad esempio tipici dell'italiano antico, non dell'italiano moderno. Ed è stata un'esperienza molto interessante per quello che riguarda la ricerca delle etimologie, per esempio, per quello che riguarda la ricerca delle regole grammaticali, l'osservazione di alcuni fenomeni che nessuno si aspetterebbe nel dialetto. E un'altra cosa che ha colpito è, ad esempio, come certe regole siano in realtà una parte, per così dire, automatica della nostra memoria, come lo è quella di una lingua madre. Le regole non le sapremmo dire,
però le conosciamo, perché non le sbagliamo.